Salve a tutti, benvenuti in questo tutorial di installazione di TeamSpeak per Windows. TeamSpeak è un programma che permette di parlare e chattare con più utenti contemporaneamente ed è utilizzato ufficialmente dal movimento Zeitgeist a livello globale. È gratuito e facile da adoperare. Andate su un motore di ricerca e scrivete TeamSpeak, oppure potete digitare direttamente www.teamspeak.com. Nella scheda download selezionare l'ultima versione, in questo caso la 3, e scegliete la versione client adatta al vostro sistema operativo 32 o 64 bit. Se non sapete quale versione utilizzi il vostro PC, scaricare comunque la versione client a 32 bit. Leggete la licenza d'uso, spuntate I agree e cliccate su Submit. Nella prossima pagina cliccate No thanks, take me to the download e salvate il file sul desktop. Andate ora sul desktop. Selezionate il file setup che vi apparirà con quest'icona. Con il tasto destro selezionate Esegui come amministratore. Se avete XP è sufficiente un doppio clic. Aspettate che venga scompattato. Cliccate Next, I agree. Install for anyone using this computer. Next, next. Select location where to store the configuration. Spuntate Recommended. E poi Next. Install, close. Verrà creata un'icona sul desktop. Fate doppio clic per lanciare il programma. Un setup wizard si aprirà automaticamente e vi servirà per settare alcune opzioni importanti. Cliccate su Next, nella barra dove c'è scritto Please choose a nickname, scrivete il vostro nome, cognome e città di provenienza. Next. Selezionate Push to Talk, che vi servirà per parlare premendo un tasto. Per assegnare questa funzione, cliccate questo bottone e vi apparirà un riquadro grigio. Ora è sufficiente premere il tasto Alt-Gr. Next. Qui potete fare il test del vostro microfono, premendo il tasto Alt-Gr e parlando. La barra colorata si muoverà. Next, 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 finish. Potete settare a questo punto alcune opzioni utili. Per individuare subito gli utenti italiani dalle bandierine situate accanto ai nomi, Settings, Options, Design, spuntare Display Country Flag on Client. Apply. Per rimuovere gli avvisi vocali di entrata o uscita degli utenti di una stanza che disturbano la conversazione, Notifications sulla sinistra, Sound Pack sulla destra, selezionate Sound Deactivated, OK. Per connettervi, cliccate in alto a sinistra Connection. Vi apparirà una finestrella nella quale dovrete inserire i seguenti parametri: Server, thezeitgeistmoment.com, password, ts-basso 129 Torino Zagabria Milano. Cliccate su Connect e voilà, siete ora nella stanza Welcome di TeamSpeak. Potete visualizzare le stanze italiane scorrendo la barra laterale e per entrare in una di esse è sufficiente un doppio clic sul nome. Una volta entrati in una stanza, premete il vostro tasto Push to Talk, Alt-Gr, e la spia blu accanto al vostro nome si illuminerà e rilasciare il tasto una volta finito, in stile walkie-talkie. Per evitare problemi di eco e disturbi in generale, evitare di accavallare le voci e seguire le indicazioni dei moderatori. In basso troverete questa scheda con lo stesso nome della stanza. Cliccate per visualizzare e interagire con gli utenti attraverso la chat testuale. È possibile anche recuperare tutti i link che sono passati in chat. Per fare ciò è sufficiente andare sul menu Tools, Collected URLs. Vi apparirà la finestra in cui è possibile ordinare gli URL per autore, nome e data. All'interno della stanza potete anche registrare la conversazione in atto. Per fare questo, selezionare Tools dal menu in alto.
quindi scegliere Start Recording. Selezionare la cartella di destinazione del file, clic su Salva. Per concludere la registrazione, Tools in alto, Stop Recording. Vi aspettiamo numerosi. Ciao a tutti!